possiamo chiamare Quirinale se vuoi. Quirinale. Sì, oh, perché sai che Napolitano. Presidente. Che è successo? No, dov'è? Napoli, dov'è? Là. Chiamate che io nel frattempo devo vedere una cosa con Cremonesi. Sì, vai, sentiamo se c'è. Chiamiamo l'uomo più importante di tutto il paese. Sentiamo se c'è. Ciao, Quirinale, buongiorno. La ringrazio per avermi definito l'uomo più importante di tutto il paese. Anche se io vado avanti giorno per giorno, il campione del colo lungo e soprattutto la palla. Guardi, non mi riferivo a lei, ma a colui che tiene in mano il destino nazionale e cerca di farci fare una bella figura anche in Europa. Scusi, ma che c'entra Donadoni adesso? No. Volevo parlare con il presidente, dai. Ah, Giorgetto? Sì, lui. Un attimo, è ancora a Napoli in visita ufficiale. Infatti, provo a mettermi in contatto con il cellulare. Un attimo, facciamo una trasvisata di. Di collegamento. Un attimo, sì. Sì, un attimo solo qui, la tecnologia del Quirinale. Un attimo. Aspettiamo. Ecco, questa è la musichetta. Poi si trova anche a Napoli, figurati. Siete in linea con il centralino automatico del Quirinale napoletano. Sì. Ecco, un attimo che. Se desiderate un biglietto per il presepe vivente di Montecitorio con Teodoro Buontempo, Er Pecora che fa la pecora. Certo. E Alfonso Pecoraro che fa se stesso, digitare uno. Sì. No. Non ci interessa, grazie. Se desiderate invece il casadiello a forma di altare della patria con una cozza al centro che fa il mitile ignoto. Digitare due. No, grazie, neanche. Se desiderate il monopoli napoletano in cui tutte le case e tutti gli alberghi sono abusivi, digitare tre. Neanche quello, volevamo il presidente se possibile, centralino. Il presidente a Napoli. E allora? E che vuoi? Non si può collegare in qualche modo? Vabbè. Questo è il risponditore automatico? Sì, sono registrato. Registrato. È una cosa che. È un tipo di registrazione speciale. Ah, ho capito. Che si adegua a quello che gli viene detto. Detto perfetto. Ha capito? Sì. Provi. Forza Napoli. Ale. Ecco, visto? Cioè, proprio se dice una cosa. Ne dica un'altra. Un'altra cosa, come sta il presidente? Ma insomma, non c'è male. Ecco, questo. Vedi, c'è ha visto, lei ha mai parlato con una segreteria registrata che le dà soddisfazione? No, mai, è vero. Ecco, manco io. È la prima volta, va bene, ok. Senti, allora, ci può collegare con il presidente che sta a Napoli? Andiamo passo. Vabbè, sentiamo se. Quanti? Sì. Caro paesano. Eccolo, c'è. Per caro paesano. È lui. Al cellulare risponde così lui. Scusate se parlo con la bocca piena. Sì. Ma Maggio appena accattato una zeppola alla friggitoria Vomero. Un coppa a funicolore. Ah, ho capito. Quella se mi bevo pure un caffè del bar Mexico. Sì. Già lo so che macchiappa la saudade napoletana. Lo so, succede. E di a Rum non ci torno. Vabbè, ma non dica così, dai, il suo mandato dura 7 anni. Vabbè, quanto tempo passò? Come? Ormai è quasi venuto, no? No, ma come no? Veramente sono passati 6 mesi, deve stare a Roma altri 6 anni e mezzo, presidente. Ha detto, Babù, ma con l'indulto, la buona condotta, le attenuanti, generiche. Certo. Spera. Di finire tra 2 o 3 anni. Una cosa così. E poi guardate, se il Napoli sale in Serie A, io col sasiccio sto altri 6 anni a Roma. Vabbè, comunque nel frattempo se vuol fare un discorso agli italiani che la stanno ascoltando, presidente. Già stiamo discorso. Stiamo discorso già, sentiamo. Mi volete mandare a casa? No, ci mancherebbe, io sarei quanto vuole. È arrivato alla Littizzetta? No, ancora no, le piace la Luciano Littizzetta? Moltissimo. Vabbè, quando arriva le faccio fare un saluto, presidente. Mi raccomando. Sì, non c'è problema. Ogni tanto vedi a parlare della Letizzetto vengono. Allora sentiamo il discorso del presidente. Cara paesana e cara paesana. Sì. Ah, che bello il caffè. Sulla Napoli osanno fa. Sì. La ricetta che ha Cesare nella compagno di Ciao. Ci ha dato a mamma. Presidente. Azzpaldino. Voi conoscete già il mio discorso. Ma che conoscete? E allora io vi saluto. Vado a fare un bello bagno a Posillipo e vi dico quindi. Sì. Viva l'Italia. Sì.
viva la Costituzione e ovviamente Forza Nuova. Grazie al presidente Napolitano.